Benvenuti a nome dell'Associazione, del Consiglio Direttivo, a questo evento che abbiamo deciso di realizzare per due motivi. Per presentare innanzitutto una novità che all'interno dell'Associazione si sta per avviare, cioè l'avvio di un network professionale che si occuperà di seguire il mondo della pubblica amministrazione, i sistemi di governo, le nostre professioni, le professioni dei tanti nostri laureati toccano questo mondo e quindi per noi è molto importante seguire quello che accade sia in incontri orizzontali, in incontri di attualità come quello di questa sera, ma è importante che poi gli esperti di varie materie si incontrino per mestieri omogenei. Quindi l'amico professor Alfonso Celotto, che ringrazio, si farà carico di coordinare questo network che di fatto prende avvio questa sera, e quindi questa è un'occasione interessante per parlare di questo. Secondo motivo è perché abbiamo deciso appunto all'interno della nostra attività di seguire temi di attualità. Già lo scorso anno ci siamo visti qui all'indomani delle elezioni col professor Morlino, che vi saluta, ma purtroppo non potrà essere presente questa sera per un impegno improvviso. Ma lui ci ha già accompagnato in altri eventi, anche in quello di dicembre, in cui abbiamo parlato del berlusconismo, quando abbiamo presentato il libro dell'amico Giovanni Orsina. Una serata poi divertente, perché dicemmo in fondo è attuale parlare di Berlusconi, qualcuno dice sì, è diversamente attuale, penso che gli eventi lo hanno confermato. Continueremo con questo genere di incontri, questo tipo di incontri. La cosa importante, e vi ringrazio perché vedo una presenza come è giusto che sia, varia. Noi questi incontri abbiamo ormai l'abitudine di farli con i nostri soci, con i nostri laureati che ci seguono. Tantissimi non possono sempre intervenire per tanti impegni, anche perché noi ne abbiamo tanti anche fuori Roma. Con i nostri studenti, che sono, è giusto che siano sempre più integrati alle nostre attività, e con esperti che si avvicinano anche a questo mondo pur non essendo laureati LUISS. Fare rete in modo chiuso oggi non ha più senso, per noi è molto importante avere una forte identità, ma fare rete in modo aperto. Quindi ringrazio anche molti amici che fanno parte del mondo imprenditoriale, associativo, sono imprenditori, vedo insomma persone impegnate in tantissimi campi, e questa è un'occasione per fare rete. Ringrazio i nostri ospiti. Questa sera abbiamo il professor Dalimonte, che è una persona, insomma, è un professore LUISS, una persona molto vicina al nostro mondo. E abbiamo chiesto a lui di parlarci di una cosa interessante, attuale, insomma, di questa riforma elettorale di cui credo che sia uno dei colpevoli, responsabili, insomma, a seconda di come poi andrà, però per noi è un privilegio ovviamente averlo qui. E il format è molto semplice: chiederemo a lui di parlarci di Italicum, come è nato, perché, con che obiettivi, con quali insidie, e poi Corrado Formigli, giornalista, non ha bisogno di presentazioni, lo intervisterà. E credo che avere il privilegio di Corrado Formigli è importante, perché lui peraltro ha recentemente studiato l'Italia, ha girato questa bellissima esperienza, questo libro che ci auguriamo abbia anche il piacere di presentare qui da noi in LUISS. Italia impossibile, impresa impossibile. Queste storie bellissime. A me è piaciuto un passaggio, e penso che stasera è più che attuale, quando lui dice: c'è un pessimismo onesto e c'è un ottimismo elettorale, no? Che si legge in queste. Ecco, queste secondo me sono due immagini molto forti, ma credo che danno il senso di come questo paese è un po' piegato, un po' in ginocchio, ha però dentro forse tante risorse, ha una dignità che deve recuperare, ha una concretezza, anche un ottimismo che non deve essere di maniera, ma deve essere anche molto, molto raccontato, molto condiviso. E Alfonso Celotto farà un po' di commenti, e poi daremo ovviamente la parola, come facciamo sempre, a tutti voi per uno scambio ricco, bello, speriamo anche
insomma, non solo interessante ma anche prolifico, perché l'idea del nostro network, e questo è un po' il motivo con cui ho aperto, non è quello di fare solo eventi interessanti, importanti come quello di questa sera, ma far accadere anche delle cose. Nel nostro network l'idea è quella di produrre anche qualcosa, produrre qualche idea, farla frullare, passatemi il termine, dentro un contesto che è privilegiato ancora di più, perché qui c'è accademia, quindi si studia, si fa ricerca, però ci sono gli esperti, quindi che già lavorano e quindi possono portare anche esperienza, possono riportare nei loro ambienti esperienza che condividono, e c'è l'interno e l'esterno. Quindi la nostra idea è fare in modo che questa serata venga seguita da altre, però anche con una logica di propositività. Professor Dalimonte. Innanzitutto grazie per l'invito e mi scuso con voi per essere arrivato un po' in ritardo, ma gli avvenimenti delle ultime due ore hanno coinvolto anche me e quindi ho dovuto occuparmi un po' di altre cose, quindi chiedo scusa. Dunque, la riforma elettorale, l'Italicum. Dunque, la mia partecipazione, anzi dovrei fare un passo indietro per mettere i puntini sugli i. Questa legge elettorale, se poi diventerà legge, in realtà è una proposta, quindi non si può ancora parlare di legge, la proposta elettorale ha due padri, e io non sono uno dei due, perché i due padri di questa proposta elettorale sono Renzi e Berlusconi. Poi questa proposta ha anche due zii, uno è Verdini, zio Verdini, uno zio ingombrante, e l'altro sono io, ma uno zio di terzo o quarto grado, insomma. Io di questa legge elettorale, o di proposta elettorale, rivendico un solo merito, è quello di aver insistito, e poi grazie a Renzi, non grazie a me, l'idea è stata mia, ma la realizzazione è stata di Renzi, di aver insistito sul doppio turno. Perché io sono profondamente convinto che in questo Paese, in questa fase storica, noi abbiamo bisogno di un sistema elettorale disproporzionale e possibilmente di un sistema elettorale fondato sia sui collegi uninominali, per motivi che poi, se volete, possiamo discutere, sia sul doppio turno. Questa è la mia idea. Quindi io penso che la riforma elettorale migliore sia un sistema simile a quello francese, senza necessità di metterci dentro anche l'elezione del Presidente della Repubblica. Collegi uninominali e doppio turno. Questa è la mia idea. Non siamo riusciti a ottenere i collegi uninominali, però siamo riusciti a ottenere un doppio turno un po' curioso, ma comunque un doppio turno, che per me è l'elemento, adesso, perdonatemi di modestia, visto che vi ho detto che è l'unico merito che io rivendico, ma è l'elemento centrale, importante di questo progetto di riforma elettorale. Fatta questa premessa, vi posso dire che, anzi se non vi spiace io mi alzo, perché preferisco, come faccio in classe, non posso stare seduto quando faccio lezione. Quindi. E la mia partecipazione a questo processo di riforma elettorale è nata in Patagonia. Io ero in Patagonia, in una località che non dimenticherò mai, Puerto Madryn, quando mi arriva una telefonata di Matteo Renzi, il quale Matteo Renzi gli dice: ci conosciamo da molto tempo, quindi ci diamo del tu. Lui è stato anche studente dell'Università di Firenze, non un mio studente, ma insomma. Mi dice, mi è venuta un'idea. Dunque, questo è il 28 dicembre, quindi io ero in vacanza e lui lavorava. Mi dice, mi è venuta un'idea. Dice, io invece di proporre ai partiti un modello solo, gliene propongo tre. E mi ha colto di sorpresa, perché insomma, proporre tre modelli non era un'idea che circolava al momento. Io, dice, gli propongo un modello spagnolo col premio di maggioranza, un modello Mattarella col premio di maggioranza al posto dello scorpo, lo diceva, del 25%, e poi gli propongo anche una versione del modello del sindaco. Tutti i modelli con effetti maggioritari, perché lui sa che io sono dalla sua parte su questa discriminante, io vi ho già detto, sono un disproporzionalista, non mi chiamo neanche maggioritario, io voglio mettere le dita negli occhi dei proporzionalisti e quindi io mi dichiaro
spudoratamente un disproporzionalista. E quindi, e lo è anche Matteo Renzi. Quindi i tre modelli erano chiaramente tutti modelli disproporzionali, o maggioritari, se volete, per usare un termine più noto, molto diversi. Io ci ho pensato su una lunghissima telefonata e ho detto, guarda, mi sembra un'ottima idea. Questa è stata la prima decisione strategica che ha preso Matteo Renzi, quella di dire io vi offro un menù. Tenete presente che in questo menù non c'è il sistema che piace a me, cioè collegi uninominali francesi col doppio turno. E non c'è perché sia io che lui sappiamo benissimo che su questo modello ci sarebbe stato il veto assoluto di Silvio Berlusconi. E qui veniamo alla seconda decisione strategica presa da Matteo Renzi, quella di non provare a fare la legge elettorale con Alfano, ma di farla con chi ci stava. Per cui l'offerta dei tre modelli era un'offerta diretta anche a Grillo, tra l'altro il Movimento 5 Stelle aveva presentato in Senato, adesso se ne è dimenticato, un modello di tipo spagnolo, l'offerta a Grillo, l'offerta a Berlusconi, l'offerta a Alfano, l'offerta a tutti, Scelta Civica e così via. Grillo si è tirato indietro e Renzi si è trovato a trattare con Berlusconi, però questa è stata una decisione importante. Perché lui avrebbe potuto seguire un'altra strada, dice facciamo la legge elettorale con Alfano e poi la proponiamo a Berlusconi. No, perché come mi ha detto personalmente, e ha ragione dal mio punto di vista, noi ci mettiamo nelle mani in questo modo di un partito che è il 5%. Io invece preferisco trattare con un partito che rappresenta complessivamente come coalizione un terzo degli italiani. Anche perché, diceva, anche qui secondo me ha ragione, le regole bisogna cercarle di farle con maggioranze più ampie che invece quelle di governo. Seconda decisione strategica. La terza decisione strategica da cui è nata la riforma elettorale è che lui l'ha voluta inserire in un pacchetto di riforme. Lui non voleva presentarsi davanti agli italiani parlando solo di riforma elettorale, perché di riforma elettorale gli italiani sono stufi. Non è una cosa che interessa noi, che ci divertiamo a parlare di sistemi elettorali, di algoritmi e così via, ma non interessa l'italiano comune. Quindi, e questo Renzi lo sa benissimo, quindi lui aveva bisogno, primo, di sgomberare il campo della riforma elettorale il più presto possibile, avendo un sistema elettorale che funzionasse, al posto di quello che ci ha regolato la Consulta. Secondo, doveva, come dire, parlare anche d'altro, quindi doveva parlare di un Senato riformato dove non ci saranno più 315 senatori lautamente pagati, di titolo quinto, ma non tanto in chiave di turismo e energia da riportare sotto l'ombrello dello Stato, ma in chiave sempre, vedete, la comunicazione, importantissima per Renzi, in chiave di taglio dei finanziamenti ai gruppi parlamentari, taglio dell'indennità dei consiglieri regionali, quindi sempre in chiave di costi della politica. E con Berlusconi ha trattato su tutti e tre questi elementi. A questo punto cosa è successo? Che è iniziata la trattativa. È iniziata la trattativa con chi ci stava, quindi Berlusconi in primo luogo. La cosa interessante è che Berlusconi ci stava, per tutta una serie di ragioni, e a quel punto era Berlusconi che doveva scegliere, perché Matteo Renzi aveva scelto di presentare tre modelli, e Berlusconi doveva scegliere uno dei tre modelli. Il primo accordo tra Renzi e Berlusconi è stato sul sistema spagnolo, rivisitato, cioè lo spagnolo con 15%. Perché? Perché gli altri due sistemi, io non mi rivelavo affatto, infatti ho detto a Matteo, sono convinto che Berlusconi finirà lì. Perché? Perché Berlusconi da sempre non ama i collegi uninominali e da sempre non ama il doppio turno. L'unico sistema elettorale tra i tre proposti da Matteo Renzi era senza collegi uninominali e senza doppio turno, era il primo. Lo spagnolo con premio di maggioranza. E lì è cascata la trattativa. E si è arrivato a un accordo sullo spagnolo. Ora, tenete presente, senza entrare in troppi dettagli tecnici, che con quel sistema lì si sarebbe andati progressivamente, non immediatamente, ma progressivamente in un tempo medio, neanche tanto lungo, verso un sistema non solo bipolare, ma bipartitico. Perché con queste piccole dimensioni circoscrizionali, gli effetti disproporzionali maggioritari sono così elevati che insomma
i terzi e quarti partiti, se non sono concentrati regionalmente, alla fine spariscono. Quindi sarebbero venuti fuori due grandi partiti. C'era anche una soglia, c'era anche un premio di maggioranza che avrebbe consentito comunque il raggiungimento di una maggioranza certa. L'accordo si è realizzato su questo sistema. Poi è successo che Alfano, Letta, la minoranza PD, il Presidente della Repubblica hanno cominciato a fare le loro rimostranze per diversi motivi e Renzi e Berlusconi hanno dovuto tornare al tavolo delle trattative per cercare una soluzione alternativa. A questo punto i giornali hanno parlato di uno spagnolo corretto, in realtà non era più spagnolo, perché lo spagnolo, il vero spagnolo, è quel sistema in cui i seggi vengono assegnati nelle piccole circoscrizioni, cioè quelle circoscrizioni con 4 o 5 candidati da eleggere. Quando si passa ad un'assegnazione dei seggi a livello nazionale, non è più spagnolo. E il secondo accordo tra Renzi e Berlusconi era proprio invece su una distribuzione nazionale dei seggi, con delle soglie di sbarramento, ma distribuzione nazionale dei seggi, che avrebbe comunque quindi favorito rispetto allo spagnolo i partiti medi e più piccoli, se avessero superato la soglia, e poi ci avevano messo dentro, in questo sistema che era in realtà un porcello rivisitato, che i giornali, ripeto, chiamavano spagnolo corretto perché non hanno capito bene come funzionava. Ci hanno messo dentro una soglia del 33 e un premio del 20. Cioè l'idea era quella, seggi distribuiti a livello nazionale per consentire la rappresentanza ai piccoli partiti. Poi per garantire l'effetto maggioritario ci sarebbe stato un premio del 20% massimo da assegnare al partito o alla coalizione che fosse arrivato al 33% dei voti. Anche su questo ci sono state delle rimostranze, per cui la soglia è salita al 35 e il premio è sceso al 18. A questo punto siamo al venerdì, prima del sabato famoso dell'incontro tra Renzi e Berlusconi, perché tutti gli altri incontri sono stati telefonici o incontri, diciamo, tra gli zii, ecco, ma non tra i padri. E quando Renzi ha incontrato Berlusconi nella sede del PD, Berlusconi aveva davanti a sé delle schede su quali c'era l'accordo che vi ho detto, questo porcellum rivisitato. Lì è successo qualcosa di diverso, perché Renzi è riuscito a convincere Berlusconi, cosa che non avevo fatto io, non è riuscito a fare io, non ho un peso politico, ma è riuscito a convincere Berlusconi a inserire in quell'accordo il doppio turno, che è l'elemento che garantisce la decisione maggioritaria, perché col doppio turno, o al primo colpo o al secondo, viene fuori una maggioranza assoluta di seggi. Perché nella versione precedente, quella con cui lui è entrato nella stanza con Berlusconi, o Berlusconi è entrato nella stanza di Renzi, nella versione originale, se nessuno arrivava al 35, sotto il 35 non c'era nulla. C'era la distribuzione proporzionale. Quando io ho fatto presente Renzi, ma questo è un grosso rischio, Renzi ha risposto, senti, se nessuno di noi riesce ad arrivare al 35, vuol dire che il paese è quello che è, quindi che non ci meritiamo il premio. Perché lui è convinto che al 35, lui ovviamente è convinto che lui ci sarebbe arrivato, e Berlusconi era convinto anche lui di poterci arrivare. Ma sotto il 35 non c'era niente, c'era il proporzionale più o meno puro. Quindi il fatto che Renzi abbia convinto Berlusconi quel sabato di gennaio è stato un elemento decisivo in tutto il percorso della riforma. In quel momento, sabato, Berlusconi non ha detto sì al doppio turno. Gli ha detto va bene, però devo sentire Verdini. Perché Berlusconi senza Verdini non si muove su questo terreno, perché Verdini è uno su queste cose ci chiappa. Uno che c'è una passionaccia per i numeri, per i sistemi elettorali e cose varie. E poi c'è anche dei collaboratori validi, ho potuto constatare.
Il lunedì mattina, io ero con Matteo Enzi, quando è arrivata la telefonata di Verdini, eravamo in treno, fra l'altro stavamo venendo a Roma insieme, quando è arrivata la telefonata di Verdini che dice va bene, vuoi il doppio turno, con un linguaggio un po' toscanaccio, vuoi il doppio turno, va bene, ti diamo il doppio turno. E a quel punto il sistema elettorale era cambiato, ma non è finita lì, perché poi è cambiato di nuovo. Perché ci sono state varie influenze, perché il 35% della soglia, voi sapete, è salito al 37%. E poi il premio, che era prima il 20%, poi il 18%, è sceso al 15%. La soglia di sbarramento per i piccoli partiti, che era il 5%, è scesa al 4,5%, che fa un po' ridere. E poi, voi sapete, questa è la soglia per i partiti che sono in coalizione. Poi c'è una soglia ancora più alta dell'8% per chi sta fuori dalla coalizione. Quindi ci sono state tutta una serie di aggiustamenti. Ci sono stati dei tentativi e ci saranno ancora dei tentativi di cambiare la legge elettorale, perché non è stato ancora deciso come formulare il salvalega, perché la Lega ha paura di non fare il 4,5 e Berlusconi vuole darle una mano. C'è una questione che riguarda il Trentino, adesso non entro in tecnicale, quindi la legge elettorale non è ancora legge, la proposta sarà ancora soggetta a riforme, e poi c'è la grossa questione di queste ore. Cioè dire, dopo quello che è successo un'ora fa, due ore fa, cioè la sostituzione, quella che pare del governo Letta con un probabile governo Renzi, che influenza questo avrà su un progetto che è nato in un contesto diverso? Quando il game plan, quando lo schema era completamente diverso. Renzi ha fatto una legge elettorale con Berlusconi, tenendo marginalmente conto dei desideri di Alfano, e oggi si ritroverà, pare, a fare un governo con Alfano, allo stesso tempo appoggiandosi a Berlusconi per passare una riforma elettorale in cui molte parti non sono gradite ad Alfano. Quindi insomma, è una situazione un pochino diversa da quella precedente. Per cui io non vi so dire se poi alla fine noi riusciremo a portare a casa questa legge elettorale. Detto questo, è una buona legge elettorale? Io vi ho già detto qual è la mia legge elettorale ideale, però io sono anche un realista. Questa è una legge elettorale migliore di quella che ci ha regalato la Corte. Io dico regalato la Corte perché io sono molto polemico nei confronti dell'intervento della Corte. È migliore dello status quo. Perché questa è una legge elettorale che con tutti i suoi difetti, ne ha tantissimi, e non entro qui in troppi dettagli che vi annoierebbero, pur con tutti i suoi difetti, per un disproporzionalista come me, questa è una legge che consente ai cittadini di decidere chi governerà il Paese. Perché la sera delle elezioni, per usare ormai un linguaggio comune, la sera delle elezioni, con questa legge elettorale, grazie al premio da una parte e al doppio turno dall'altra, noi sapremo chi avrà la maggioranza assoluta dei seggi. Anche perché al Senato abbiamo introdotto il premio nazionale, meccanismo che vi ho descritto alla Camera, è lo stesso del Senato. Certo, finché ci sarà un Senato eletto da due corpi elettorali diversi, una cosa che io sto ripetendo da 20 anni, una follia della classe politica italiana che non abbia riformato la Costituzione su un punto su cui c'è un consenso unanime. Cioè 20 anni fa, quando sono stati introdotti i sistemi elettorali maggioritari, andava unificato il diritto di voto fra le due Camere. È solo l'irresponsabilità di questa classe politica che non l'ha fatto. Quindi finché non avremo corretto questo, non avremo la certezza di avere neanche con questo sistema elettorale un risultato matematicamente accettabile. Perché potrebbe effettivamente realizzarsi l'evento catastrofico di avere una maggioranza alla Camera e una maggioranza diversa al Senato. Voi pensate che Grillo, tanto per vedere una, se Grillo nel 2013 avesse ottenuto al Senato gli stessi voti in alcune regioni che aveva ottenuto alla Camera, Grillo avrebbe vinto il premio di maggioranza in 6 regioni. Voi sapete che il premio di maggioranza al Senato non è stato vinto se non da Berlusconi e da Bersani. Cioè tutte le 17 regioni, in tutte le 17 regioni, il premio di maggioranza l'hanno vinto Grillo, scusate, Bersani e Berlusconi. Ma se Grillo avesse, lo ripeto, se Grillo avesse avuto al Senato i voti in certe regioni che ha avuto la Camera, avrebbe vinto il premio di maggioranza in 6 regioni, per dirvi la differenza di comportamento di voto fra le due Camere.
Quindi la riforma del Senato è necessaria, lo era già da 20 anni fa. Però tutto sommato il mio giudizio su questa legge è che non è la migliore delle leggi possibili, però è un passo avanti rispetto all'esistente. E adesso spero che Formigli non sia cattivo. Beh, io ringrazio lo zio Corrado Formigli. No, insomma, la cosa più importante, a parte tanto la ricostruzione, in qualche modo è una sorta di retroscena che ci ha fornito Roberto Dalimonte su questi tali, con delle cose anche che non si conoscevano in questi termini. La prima cosa che mi viene da dire però è una domanda che le vorrei fare, la sua valutazione, direi, politica. Oggi c'è stato questo fatto molto importante, insomma, oggi si è concretizzato il nuovo governo Renzi, domani Letta si dimette, ci sarà un incarico a Matteo Renzi. Questo fatto era inaspettato una settimana fa, era stato negato drasticamente dallo stesso Matteo, insomma, dai suoi. L'interpretazione che si fa di questo repentino cambio di direzione di Renzi ha a che fare, secondo me, secondo tanti osservatori, proprio con la legge elettorale. Mi spiego meglio. Renzi potrebbe essersi accorto che questo accordo con Berlusconi sull'Italicum non avrebbe retto, diciamo, alla battaglia parlamentare degli emendamenti, o ancora meglio, ha avuto paura dell'affidabilità del suo interlocutore, del babbo Silvio e dello zio Denis. Ecco, lei che ha vissuto intensamente queste settimane, questi mesi di trattative, che interpretazione dà invece? Secondo lei c'è stata questo timore e c'è ancora questo timore che questo Italicum in realtà non possa reggere la prova parlamentare, e può essere questa una delle ragioni di questo cambio di direzione? Sì. Adesso devo aggiungere che dopo una partecipazione intensa a questo progetto di riforma, io negli ultimi giorni ho ripreso il mio ruolo di professore qui alla LUIS, ruolo che avevo sospeso per un attimo, perché penso che gli intellettuali ad un certo punto si devono contribuire. Vedete, è sempre una cosa molto delicata per un intellettuale fare quel passo che ti porta troppo vicino alla politica, perché io tengo molto al mio ruolo di persona terza. Io penso che in questo paese noi abbiamo bisogno di istituzioni e di persone di cui il pubblico possa fidare, perché sa che sono persone, istituzioni. Quindi abbandonare questo status di terzietà è stato per me difficile, perché è rischioso. Questo, ora sono nella fase in cui ho dato il mio contributo, l'ho fatto consapevolmente perché ritenevo di poter. Renzi diceva batterie scariche. L'ho fatto consapevolmente perché pensavo. Dicevo, l'ho fatto consapevolmente, ho attraversato quella linea sottile consapevolmente perché pensavo di poter dare un contributo sul piano tecnico ed empirico, però adesso è il momento, come dire, di tornare sui propri passi per vedere le cose con distacco, con terzietà. E anche alcune delle cose che vi ho detto sui difetti di questa legge mi fanno capire che, appunto, intendo riprendere il mio ruolo di terzo. Quindi, perché questa premessa? Perché negli ultimi giorni io non ho più sentito Renzi. Lui non mi ha cercato, io non l'ho cercato. Quindi io non so effettivamente rispondere a questa domanda. Sulla base di quello che ho vissuto in precedenza, mi pare difficile che questa sia la vera ragione. Troppo poco per un cambiamento di schema così rilevante, che ha colto di sorpresa
tutti, compreso il sottoscritto. Mi pare che la questione della legge elettorale sia tutto sommato secondaria. C'è qualcosa che ancora non ci sfugge. Devo anche dirvi che il rapporto tra Berlusconi e Renzi è un rapporto che fino ad oggi, cioè fino a 2 ore fa, è un rapporto forte. Berlusconi, e questo posso dirvelo con tutta sincerità, ma lo sapete anche voi, nei confronti di Renzi insomma, ha sviluppato un certo feeling. Renzi stesso parlava in conferenza stampa quel sabato di sintonia. E da quella sintonia è un feeling. Berlusconi, io penso che se Berlusconi sarebbe disposto a dare le chiavi di Forza Italia a Renzi, per dirvi. Cioè, lui ha questo e questa riforma elettorale nasce anche da questo feeling. Quello che vi ho detto, Berlusconi che non ha mai voluto il doppio turno. Perché non vuole il doppio turno? Perché lui sa che col doppio turno perde. Perché lo vede nei comuni, dove c'è una legge a doppio turno, si va a votare al ballottaggio, vincono le sinistre, i comunisti. No. Lui perde con i collegi uninominali, perché ci sono dei dati molto belli, che adesso non ho la possibilità qui di farvi vedere, ma faccio vedere i miei studenti, qui c'è qualcuno dei miei studenti che ha visto questi dati belli, del perché, cioè non sono chiacchiere perché a Berlusconi non vanno bene i collegi uninominali, non sono chiacchiere perché non gli va bene il doppio turno, cioè c'è proprio delle ragioni empiriche. Quindi perché ha ceduto sul doppio turno? Anche perché lì c'è un feeling, c'è qualcosa, la capacità di Renzi, capito, di giocare su questo. Quindi il rapporto fra i due, almeno fino a 2 ore fa, era un rapporto forte. Anche perché proprio Berlusconi questa legge elettorale la può portare a casa anche lui, che tra l'altro è una legge elettorale che favorisce Berlusconi. Io l'ho detto a Renzi. Guarda che alla fine di tutto questo ambaralan di trattative, Verdini, che è un furbacchione, ha portato a casa una legge elettorale che ritagliata su misura, a parte il doppio turno, ritagliata su misura sulle esigenze del centrodestra, sul tipo di elettorato che loro hanno, ritagliata su misura, tranne il doppio turno. Però anche col doppio turno, cosa ha voluto Berlusconi? Bertini sempre, che Berlusconi queste cose non le segue, Berlusconi ha delle preclusioni chiare, no i collegi, no il doppio turno, poi Bertini spiega le cose. Cosa c'è? Che tipo di doppio turno è? Non è quello che voleva Dalimonte, il quale ha sempre scritto già da anni che ci deve essere una soglia al 40% o addirittura al 50%. Qui la soglia è partita dal 33% è arrivata al 37%. Perché? Perché Berlusconi pensa che di poter chiudere in colpo solo. Lui vuol vincere subito, non vuole andare al ballottaggio. Allora se la soglia è bassa, il ballottaggio non c'è. Perché uno vince al primo colpo e non c'è ballottaggio. Ecco perché lo scambio. Lui ha ceduto sul doppio turno, ma ha voluto la soglia bassa, che prima era il 33, poi il 35, e io sono rimasto sorpreso che ha accettato il 37. Ma al 40 di Dalimonte non ci è arrivato. E non credo che ci arriverà, proprio per questo motivo. Quindi la legge elettorale gli va bene a Berlusconi. Quindi io non ci credo a questa interpretazione. Allora, però adesso questo accordo tra Renzi e Berlusconi è stato fatto, è stata una mossa molto astuta, indubbiamente, anche secondo me per mettere alle strette Letta, quella parte del suo partito che insomma non la tirava in là con la legge elettorale, no? Come è stata tirata in lungo per tanto tempo, perché non fare la legge elettorale era la miglior garanzia di status quo e quindi di mantenimento di questo governo. Oggi la situazione cambia radicalmente. Si farà ancora la legge elettorale o rischiamo di trovarci oggi con Renzi al governo a mettere in secondo ordine la legge elettorale? Allora, naturalmente non ha lei la palla di vetro, però quello che le chiedo è davvero così importante fare adesso, subito, la legge elettorale o ricominceremo a sentir dire no, però prima c'è la crisi, c'è il lavoro, ci sono i problemi economici e di nuovo la legge elettorale torna in fondo? E poi la seconda domanda è questa. L'accordo con Berlusconi era appunto un accordo per mettere alle strette il governo Letta. Oggi che Renzi è al governo, non potrebbe finalmente tentare di fare una legge elettorale più somigliante ai propri desideri, alle proprie aspirazioni? Cioè quindi tentare di accontentare il partito sulle preferenze oppure andare addirittura ai collegi uninominali? Queste sono belle domande a cui naturalmente io non ho risposta, però martedì la legge elettorale torna alla Camera e vediamo, è già stata rinviata di una settimana martedì scorso, che gli emendamenti dovevano essere votati martedì scorso e non stati votati. Adesso venerdì, cioè no, oggi è scaduto il termine della presentazione dei subemendamenti e martedì sì, dovrebbe cominciare a votare. Se c'è un altro rinvio, allora lo scenario formigliano potrebbe trovare una conferma.
se c'è un altro rinvio martedì, quindi qui state ad aspettare qualche giorno e vedremo cosa succede. In realtà sulla legge elettorale, adesso la domanda interessante da farsi è, ma Alfano a questo punto, no, rinvigorito dal fatto che comunque va adesso a negoziare un governo con Renzi, alla fine Renzi dipende da Alfano, è vero che anche Alfano dipende da Renzi, ma insomma, non è che Alfano chiede delle modifiche della legge elettorale tipo il voto di preferenza che Renzi non può concedere senza rompere il patto con Berlusconi, per esempio? E questa è anche una domanda che io non ho la risposta, però sarà interessante vederla, perché io se fossi Alfano ci proverei, poi magari non lo ottiene, perché arrivato il punto Renzi gli dice no, il voto di preferenza non te lo posso dare, non posso rompere con Berlusconi, tu cosa fai? Non mi dai la fiducia? Difficile, perché la priorità di Alfano oggi è durare. Quindi, però la trattativa ci sarà, così come sulla soglia, dal 5 al 4,5, perché non il 4, meglio ancora il 3 per Alfano, no, ma Alfano col 4 si accontenta. Quindi questi tentativi per modificare la legge elettorale ci saranno e saranno delle cartine di tornasole per capire quanto Renzi tiene al patto con Berlusconi, perché l'altro schema è fare la legge elettorale con Alfano. Ma lei parlava, Formigli, di difficoltà di farla passare in Parlamento. Se c'è una difficoltà a farla passare in Parlamento con una la maggioranza vasta, larga, perché PD, insomma Forza Italia, valgono più di PD e NCD, quindi fare una legge elettorale con Alfano. Però noi stiamo entrando da stasera in una terra incognita. Hic sunt leones. Quindi, ma lei sarebbe eventualmente disponibile a tornare in soccorso della politica per pensare a una riforma elettorale questa volta basata sulle preferenze, sull'introduzione delle preferenze? Io le preferenze non le amo. E ai miei studenti dico sempre una cosa, che le ultime elezioni in Lombardia, regionali, dove c'è la preferenza, hanno usato il voto di preferenza il 12% degli elettori lombardi. Questo a febbraio 2013. Sud fino all'85%. Se andiamo a vedere le elezioni comunali in alcuni capoluoghi del sud, arrivano al 90% l'uso del voto di preferenza. Quindi pensateci bene, cioè che cosa vuol dire tutto questo? No, quindi io... Cosa vuol dire che al sud c'è solo voto di preferenza, c'è soltanto voto di scambio? Certo, è così, non c'è dubbio. Ora uno può dire, ma che male c'è? No, noi sappiamo benissimo che il voto di preferenza in certe località del sud vale 50 euro. È inutile che lo neghiamo, vale 50 euro. Allora la domanda è una domanda criminale, ma va fatta. Togliendo i voti di preferenza, noi togliamo 50 euro. Cioè il voto vale 50 euro per questa povera gente del sud, no? Dico così per dire, no? Per dire. Quindi un elettore del sud può dire, ma scusa, voto di scambio, allora che male c'è? Qui c'è un mio studente, che male c'è? Voto di scambio. Però è così. Perché se no si spiega diversamente, che in Lombardia solo il 12% degli elettori usano la preferenza e in Calabria il 90%, capite? Però io non voglio demonizzare il voto di preferenza. Un'abitudine, no? Poi ad usarla la preferenza, perché diciamo che il voto di preferenza può essere, il non esprimere il voto di preferenza è espressione di una sfiducia generale verso la politica spesso, no? Si vota turandosi il naso ma senza partecipare in modo tale da esprimere una preferenza. Però è un po' come un accettare... una situazione, è tutto è brutto, rassegniamoci, no? Però quando io vi dico che l'unico paese che usa il voto di preferenza è la Grecia, non vi dice qualcosa? Se facciamo una correlazione tra indebitamento... Non saranno falliti per quello, no? No, invece è molto interessante. Io sto parlando di correlazione fra debito pubblico e voto di preferenza. Ora, il problema è che abbiamo due casi soli. Queste correlazioni, i miei amici statistici, che sono un po' deboli, con due casi soli. Però è chiaro che il voto di preferenza sia in Grecia che in Italia, perché il debito pubblico italiano non nasce adesso con la Mattarella o col Porcellum o con l'Italicum, è nato con la Prima Repubblica, negli anni Ottanta, il debito pubblico italiano, col voto di preferenza, prima multiplo e poi singolo. Quindi io non voglio arrivare ad una... come dire, certezza matematica, però il fatto che in Europa solo la Grecia utilizza il voto, cosa usano gli altri paesi europei? Usano i collegi uninominali, le liste bloccate,
che non sono da demonizzare, e la lista flessibile. Tanti paesi europei usano la lista flessibile. Cos'è la lista flessibile? È uno strumento, è una lista, in cui per modificare l'ordine di lista tu devi raccogliere non un X numero di preferenze, ma devi raccogliere tante preferenze quante ne servono per soddisfare una condizione che è inserita nel sistema. Cioè dire, per esempio, le preferenze che tu raccogli devono essere pari a un sesto dei voti raccolti dal partito in quella circoscrizione. Al di fuori delle technicalities, cosa significa? Significa che il partito decide la lista dei candidati e si prende la responsabilità di metterli in un ordine. Se ci sono dei candidati popolari, capaci per vari motivi di raccogliere un bel numero di preferenze, possono modificare l'ordine, altrimenti no. Perché allora cosa avviene, per esempio, una cosa che qui non si riflette? In Lombardia cosa è avvenuto il 25 febbraio del 2013, quando solo il 12% degli elettori lombardi, è avvenuto che il 12% degli elettori lombardi ha deciso chi è entrato in consiglio regionale della Lombardia. Allora uno può dire, ma peggio per chi non ha usato il voto di preferenza. Cioè, c'è una distorsione democratica, della democrazia, l'esercizio della democrazia in questo caso. Esattamente. Ricordiamoci anche, professore, che è vero che le preferenze sono usate soltanto in Grecia. Forse non c'è un paese che ha una classe politica, ha un meccanismo di selezione della classe politica così scadente come l'Italia. In Italia fino alle ultime elezioni si sono candidati indagati, condannati, burocrati privi di curriculum, eccetera. Per cui in Italia a maggior ragione, nei paesi diciamo dove la democrazia è più avanzata, il cittadino si fida dei criteri selettivi dei partiti, per cui tu mi metti in lista queste persone, io sono ragionevolmente sicuro che hai usato un criterio di trasparenza e di meritocrazia nell'inserirli in lista e quindi mi fido di te partito. In Italia il problema c'è, no? Mondo in questo modo. Allora, prima di tutto, nell'Italicum, una cosa che non vi ho detto, come se verrà approvato, come funzionerà? Che ci saranno dei collegi plurinominali da 3 a 6, forse massimo 7 candidati. Quando ci è stato chiesto di disegnarli a noi, noi parlo del centro studi qui della LUIS, ne abbiamo fatti alla Camera 148 con un range che va da 3 a 5, con pochissimi casi con 6 candidati, e la moda, cioè il numero maggiore, 4. Allora, quando noi votiamo in un collegio con 4 candidati, che cosa succede? Succede che i partiti presentano una lista, che fra l'altro nell'Italicum la lista dei candidati sarà sulla scheda, sotto il simbolo del partito. Quindi un partito presenta 4 candidati. Allora, nella maggioranza dei collegi, i partiti maggiori, cioè PD e Forza Italia, potranno eleggere 2 candidati, quindi questi saranno collegi binominali, non uninominali, ma moltissimi collegi saranno uninominali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se l'elettore è informato, perché quando parliamo di voto di preferenza dobbiamo parlare di elettori informati, poi dirò una cosa su questo, cioè quando noi andiamo a votare, noi sappiamo che il nostro collegio, se noi decidiamo di votare il PD, no, se determinati collegi, il PD riuscirà a eleggere un solo candidato, cioè per l'elettore PD, quello lì, è un collegio uninominale. Ti piace il candidato? Voti il partito. Non ti piace il candidato? Non lo voti. Così come nella Mattarella. Al massimo avrai 2 candidati da valutare nei collegi dove, per esempio, in Toscana o in Emilia, dove il PD può avere speranza di eleggere 2. Ma per esempio, il Nuovo Centrodestra, un candidato. La Lega, un candidato. Abbiamo anche simulato il fatto che nel caso di sconfitta Forza Italia esigerebbe un candidato nella maggior parte dei un sistema uninominale, insomma, nelle liste corte. Assolutamente. Ma aggiungo un'altra cosa. Noi parliamo del voto di preferenza. Ma io lo vedo io stesso, eppure sono uno che queste cose insomma, le segue la politica. Informarsi sui candidati è una cosa complicata. Ci vuole tempo. Cioè, o come al sud, tu sei parte di una rete, no, consolidata di rapporti clientelari o non clientelari, ma
sei parte di una rete e allora l'informazione, non parlo del web, poi c'è anche il web in prospettiva, ma tu sei parte di una rete clientelare, allora l'informazione ti arriva attraverso la rete. Ma se devi andare, tu elettore lombardo, devi andarti a informare sui candidati in queste liste, sono pochi quelli che lo fanno, sono pochi. È inutile che pensiamo all'idea che gli elettori sono tutti elettori informati, che hanno voglia di andare a cercarsi le informazioni sui candidati nelle liste. Non è così la realtà, non è così. Gli elettori della Lombardia, il 12%, è perché l'altro 88% o gli andava bene la lista o non ha avuto il tempo di informarsi sui candidati, quindi vota il partito, punto e basta. Questo ci dicono i dati, il resto è retorica. Allora, due domande rapide. La prima, Corrado Passera ieri ha definito l'Italicum un porcellum bis. No, io ho già detto la mia opinione. C'è la base... è un sistema proporzionale a premio di maggioranza, quindi sì, il porcellum era un sistema proporzionale a premio di maggioranza. Vi faccio poi notare che tutti i sistemi elettorali italiani, che qui ci fa demagogia, retorica, perché la gente non conosce queste cose, gli stessi giudici della Corte Costituzionale, tutti i sistemi elettorali italiani sono a premio di maggioranza, tutti, tranne quello degli europei, tutti. Cioè, dopo la sentenza della Corte, tutti i sistemi regionali sono incostituzionali, perché sono tutti dei porcelli. Il sistema con cui eleggiamo i sindaci, c'è il doppio turno che lo salva, c'è il doppio turno che lo salva. Il sistema con cui eleggiamo i sindaci nei comuni sotto i 15.000 abitanti è il più incostituzionale di tutti. Capite? Tutti i sistemi a premio di maggioranza. Di cosa stiamo parlando? Dipende da quanto monta questo premio di maggioranza, credo, no? Nel caso delle regioni, viola tutti i criteri della Corte, clamoroso, viola tutti i criteri della Corte. Quindi Passera parla di cose che, insomma, cioè, se vuol dire che questo è un porcellum perché è un sistema proporzionale a premio di maggioranza, lo è, così come lo sono gli altri. Ma non è questo che lo vuol dire. Credo che lui si riferisse al potere dei partiti nell'esprimere ancora i candidati. E poi se dice, esatto, ma se dice questo, prima non sa quello che vi ho raccontato sul fatto che la maggior parte dei collegi sono uninominali o binominali. Questo non lo sa perché lui fa l'economista, non il politologo. E seconda cosa che non sa è che ci saranno i nomi dei candidati sulla lista, che è già un passo avanti. E poi non sa, evidentemente, che qui c'è un doppio turno, mentre nel Porcellum non c'era. E come vi ho detto, questo è l'elemento veramente significativo. Perché voi immaginate, se si va al ballottaggio, voi pensate che Hollande, un caso che io dico, parlo sempre, ultime elezioni in Francia. Il Partito Socialista in Francia vale il 29% dei voti. Cioè Hollande è diventato Presidente della Repubblica in Francia col 29% dei voti. Il Partito Socialista francese ha ottenuto il 53% dei seggi col 29% dei voti. Come? Col doppio turno. Col doppio turno. Ma il Partito Socialista in Francia vale il 29%, cioè la percentuale di voti ottenuta da Bersani e soci a febbraio. Questi sono i dati. Professore, l'Italicum è stato studiato per far fuori il Movimento 5 Stelle. Non lo ha detto Beppe Grillo, il primo che lo ha detto è stato il ministro della Difesa Mario Mauro in una trasmissione televisiva, non so se con una clamorosa gaffa, autogol, un momento di verità assoluta. Perché ha detto questo Mauro? No, questa è tutta una falsità. Cioè, chi dice questo o in malafede o non capisce come funziona il sistema elettorale. Tutte e due le cose, io penso. Perché questo è l'unico sistema elettorale che può consentire a Grillo di governare il paese. Perché se Grillo, come dice lui, pensa di arrivare al 37-40%, a Camera e al Senato c'è la maggioranza assoluta e governa il paese. L'unico. Se invece non c'è i voti, si prenderà, visto che avrà il 15-20%, si prenderà 15-20% di seggi, scontato il premio. Quindi non fa fuori Grillo per niente. Prima ha detto Mauro, secondo lei? Ma perché non? Perché Mauro voleva sabotare il sistema elettorale, perché questo è un sistema elettorale che non va bene. Mauro, anche Alfano, insomma, hanno cercato in una certa fase, come dire, di sabotarlo chiedendo l'appoggio dei grillini. Oppure semplicemente perché non sa come funziona. Ma la cosa è banale. Cioè, se tu hai il 37% di voti, ti prendi il premio e vinci, punto. Se invece non ce l'hai,
comunque un sistema proporzionale che ti consente di avere una degna rappresentanza in Parlamento. Quindi cosa vuol dire far fuori? Questa non è un'opinione presa di Monti, questi sono i fatti. Ho due domande finali, poi magari sentiamo se c'è qualcuno. Assolutamente, perché mi diverto più. Due domande finali. La prima è questa, riguarda sempre l'Italicum, ma è un sentimento diffuso. Oggi Civati nella direzione, annunciando il suo voto contrario alla insomma, mozione di sfiducia praticamente del Partito Democratico nei confronti di Letta, ha detto ancora una volta si è sacrificata la rappresentanza alla governabilità. Lui ne parlava, diciamo, soprattutto per la mancanza di un passaggio elettorale, no? Cioè Renzi succede a Letta senza un voto. Però lo stesso discorso del sacrificio della rappresentanza a favore della governabilità si era fatto criticando l'Italicum per la mancanza delle preferenze. Ecco, c'è una parte di questo paese che pensa che in qualche maniera la politica, il palazzo, stia continuando a espropriare i cittadini dalle loro prerogative. Lei questa sensazione ce l'ha? Questa sensazione si è molto diffusa, è assolutamente vero, e fa parte di quella retorica demagogica imperante per cui si sono demonizzate le preferenze, cioè sono state liste bloccate, si è demonizzato la disproporzionalità. Quando ho fatto il caso della Francia, potrei fare il caso di tanti altri paesi che sono governati grazie alla disproporzionalità. Poi, a questo proposito, io stesso sono rimasto sorpreso che Renzi abbia cambiato, quello in inglese si può definire il game plan, no? Lo schema di gioco, perché noi associamo Renzi al maggioritario, all'elezione, modello del sindaco, no? Il sindaco eletto, e improvvisamente c'è la staffetta. E io stesso mi chiedo perché. È una domanda interessante, perché io non so rispondere. Però vi posso dire una cosa, noi viviamo in un sistema parlamentare ancora. Cioè, questo è ancora un sistema parlamentare, o mi sbaglio? No. Questa è l'ultima domanda che le volevo fare, infatti. Che è parlamentare, ma anche a metà proporzionale, perché al Senato non c'è un sistema maggioritario, c'è un sistema proporzionale, il sistema maggioritario è solo alla Camera, quindi siamo un parlamentare per metà proporzionale, per metà maggioritario. Quindi in un sistema parlamentare può piacere o no, però in un sistema parlamentare i governi si cambiano anche in corso d'opera, o mi sbaglio? O c'è no. Non ho capito. Questa è l'ultima domanda, diciamo, da osservatore di queste. Questo sia una cosa che non ci aspettavamo da Renzi. Non c'è dubbio. Ce l'aspettavamo, era lui che non l'aveva, aveva detto tutto il contrario finora, insomma. Però oggi noi abbiamo assistito alla caduta di un governo e all'avvento di un nuovo governo, insomma, che arriverà tutto all'interno di una seduta, di una direzione di un partito. Ma una crisi di questo genere non dovrebbe passare attraverso il Parlamento piuttosto che attraverso le direzioni di un partito? Non dovrebbe avere una discussione parlamentare proprio perché siamo in una democrazia parlamentare? E questo è vero da un punto di vista formale, è sicuramente così, ma da un punto di vista sostanziale, questo è il partito, avveniva così anche durante la Prima Repubblica, proprio perché siamo in un regime, come dire, parlamentare e partitico. E cosa avviene? Che l'azionista di maggioranza, come si usa dire, di questo governo è il PD, il PD prende le sue decisioni e se Letta non si fosse dimesso saremmo arrivati al voto di sfiducia. E quindi non è solo, come dire, colpa di Renzi o del PD, è anche colpa di chi, Prodi ad esempio, ha fatto una scelta diversa, non si è dimesso, ha chiesto il voto di fiducia, che poi ha perso. Se Letta non si fosse dimesso, la Costituzione sarebbe stata applicata formalmente, oltre che sostanzialmente. Si è dimesso e quindi a questo punto la crisi di governo è un fatto. Ha evitato, diciamo, la scena terribile di un Partito Democratico che avrebbe votato la sfiducia in Parlamento al proprio Presidente del Consiglio. Io tra l'altro in tutto questo, poi andiamo a parlare al pubblico. Finito. Mi sono sorpreso perché all'inizio di questa storia, quando Renzi è diventato segretario del PD, devo dire, speravo, e l'ho anche scritto, tanto l'ho scritto su Financial Times, che tra Renzi e Letta, speravo che si potesse arrivare ad un accordo del tipo quello fra Blair e Brown, voi ricordate, perché c'è stato un passaggio della storia britannica
in parte simile al nostro, perché a un certo punto, dopo ripetute sconfitte, diciamo dei bersaniani del Labour, dopo 3 sconfitte consecutive del Labour in stile Bersani, in Labour c'è stato un cambiamento che è simile a quello che è avvenuto dopo il 25 febbraio del 2013, che verrà ricordata come una data storica dal punto di vista della sinistra italiana. Bene, in quel momento lì c'era una rivalità dentro il Labour tra due personalità forti, che erano Blair e Brown, che si sono messi d'accordo su una staffetta. Si sono messi d'accordo sulla staffetta. Anche lì. La staffetta prevedeva che Blair sarebbe stato il candidato del Labour nelle prime 2 elezioni. Dopodiché avrebbe ceduto il passo a Brown. Blair ha rinnegato l'accordo perché si è voluto presentare alla 3ª elezione, dove tra l'altro non è andato neanche bene, ha preso il 35% dei voti, però grazie al sistema maggioritario britannico il 55% dei seggi. 35-55. La nostra Corte Costituzionale avrebbe avuto qualcosa da dire. E la staffetta si è realizzata nel corso del 3º mandato, però almeno inizialmente c'era stato l'accordo che ha permesso il lancio del nuovo prodotto, che era il New Labour. Se invece si fosse verificato che i due si scannavano fin dall'inizio, la storia britannica sarebbe andata diversamente. Io speravo che una cosa del genere sarebbe successa anche tra Letta e Renzi, ma le cose non sono andate così come abbiamo visto. Intanto ringrazio Corrado Formigli per questa interessantissima... Un applauso lo facciamo finale a tutti, via. Vabbè. Allora, peraltro, se poi il professore vuole fargli una domanda, il professore giornalista, sarebbe divertente. Però prima Alfonso Celotto, che peraltro questi giorni ha deciso di fare una cosa molto carina, gli faccio la pubblicità perché se lo merita, perché sta facendo delle lezioni sulla Costituzione al Maxi, giusto? Quindi insomma un luogo creativo, no? Quindi hai avuto questa bellissima idea, quindi sei caldo, avrai ripassato la Costituzione proprio, no? Come una materia non solo che insegni ma che stai raccontando anche al pubblico, che ci dici? Così apriamo anche, come dire, le domande dei nostri amici. Grazie, aggiungo innanzitutto un ringraziamento all'Associazione Laureati. Io sono uno dei, penso, 20.000 studenti che si è laureato in questa stanza qui qualche anno fa, ma non mi sono mai iscritto all'Associazione Laureati, lo ammetto. Però l'Associazione Laureati mi ha convinto, e ne vado orgoglioso di questo, di collaborare alla creazione di questi eventi, di cui stasera su questo network professionale, politica e amministrazione abbiamo il primo evento, quindi lo faccio con molto piacere. 2 notazioni brevissime sui sistemi elettorali. Parto dalla domanda sulla crisi di governo. L'articolo 94 della Costituzione prevede che le crisi di governo siano parlamentari, venga votata una mozione di sfiducia. Domani chiuderemo il 62esimo governo della Repubblica Italiana, di questi 60 si sono chiusi con dimissioni del Presidente del Consiglio. Soltanto 2 volte, tutte e 2 le volte Prodi è andato in Parlamento andando sotto di un voto e di 2 voti. Peraltro Prodi era sempre stato eletto dal popolo e quindi si è fatto sfiduciare in Parlamento. Tutti gli altri presidenti, visto che le condizioni si erano modificate, hanno preferito le dimissioni. Quindi su questo la Costituzione vivente è abbastanza consolidata, nel senso che le crisi siano quasi tutte extraparlamentari. Sui sistemi elettorali, solo una notazione, i sistemi elettorali, ovvero, devono misurare il consenso. Il consenso si può misurare in 2 modi. Noi in Italia abbiamo sempre misurato il consenso con un sistema proporzionale. La Costituzione nulla dice sui sistemi elettorali, però in fondo la Costituzione ha un sentore proporzionale. Anche questo lo vediamo soprattutto perché le nomine negli organi di garanzia hanno soglie di votazione abbastanza basse, Presidente della Repubblica, giudici costituzionali, nomine del CSM, quindi c'è il rischio che con sistemi maggioritari chi ipervince il sistema nomini anche gli organi di garanzia. E quindi forse la Costituzione è più proporzionalistica, per questo poi arriveremo alla Corte Costituzionale. Abbiamo votato per 40 anni con un sistema proporzionale, i governi sono stati fragilissimi e debolissimi e quindi si è passati a sistemi maggioritari. Facciamo un paragone sportivo. I sistemi
maggiorità, i sistemi proporzionali sono come il campionato di calcio in fondo, più o meno alla fine ognuno ha i punti che si è guadagnato. I sistemi invece maggioritari, faccio una provocazione, sono come i playoff, cioè alla fine uno deve vincere e in questo l'Italicum è esemplare, perché il doppio turno fatto per far vincere qualcuno è proprio come il playoff finale. Pensavo dicessi gli aiutini, no? No, gli maggioritari con gli aiutini, no? Insomma, no, vabbè, sono aiutini arbitrali o rigori regalati, ma è un sistema, tu privilegi la governabilità, cioè scegli che uno debba vincere, in questo modo governa. E in fondo quello che più o meno è successo anche col Mattarellum nel 94, nel 96, cercare di fare, quindi fare l'accordo elettorale prima e non dopo le elezioni. È incostituzionale questo, ma si è tanto discusso su questa sentenza della Corte Costituzionale. Sicuramente la Corte Costituzionale ha fatto più di quello che le spetta da Costituzione. Perché? Perché sicuramente la Corte Costituzionale è un organo di garanzia, deve giudicare questioni, per com'è il nostro sistema di costituzionalità, che è un sistema incidentale, deve giudicare questioni rilevanti, cioè che si applicano nei giudizi. In questo caso, invece, la questione è nata da un giudizio finto. È inapplicabile la sentenza della Corte Costituzionale al giudizio sollevato da Aldo Bozzi davanti al Tribunale di Milano e rigettato due volte in Lombardia e poi sollevato dalla Corte di Cassazione. Che cosa ha fatto la Corte Costituzionale? Ha raccolto in fondo un comune sentire, perché in questi anni ci siamo un po' tutti convinti che il cosiddetto Porcellum era clamorosamente incostituzionale, e quindi ha fatto ciò che non si era riuscito a fare negli ultimi anni. Io, uno dei commenti che ho scritto sulla sentenza si intitolava "Il potere come l'acqua". Che cosa volevo intendere? Che il potere, che anche nella divisione dei poteri alcuni poteri prendono spazio dove trovano spazio. Il Parlamento non aveva modificato la legge elettorale, il governo non aveva fatto un suo disegno di legge, il capo dello Stato aveva fatto solo nomini, solo moniti. La Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che sicuramente oltre le sue forze, e in fondo anche leggendola si vede che poi è una sentenza abbastanza sofferta anche perché che la mancanza di preferenze sia incostituzionale è tutto da vedere. Non è assolutamente detto che le preferenze siano costituzionalmente dovute. Infatti su questo punto poi la sentenza è anche abbastanza creativa, abbastanza strana, cioè ripesca il sistema del 1987 della preferenza unica, ma non è assolutamente detto che quella sia la soluzione costituzionalmente dovuta. Sul premio di maggioranza ci si è convinti negli ultimi anni che il premio di maggioranza sia iperrappresentativo. Si faceva sempre l'esempio della legge fascista, della legge Acerbo, che faceva scattare il premio di maggioranza superando il 25%, qui non c'era soglia. Però non è assolutamente detto che un'iperrappresentatività dove sia declinata in nome della governabilità sia incostituzionale. Comunque la Corte ci ha dato questi paletti, ha lasciato un sistema elettorale, ci ha fatto tornare indietro di 25 anni, perché oggi se andassimo a votare oggi voteremmo col sistema del 1987, proporzionale puro con preferenza secca, quindi l'ultimo della cosiddetta Prima Repubblica, per cui è necessario probabilmente fare una nuova legge elettorale. Una cosa stranissima, una notazione stranissima, è che chi scrive la legge elettorale, cioè noi in Italia due volte abbiamo riscritto la legge elettorale, all'inizio degli anni 90 e poi nel 2005-2006 col cosiddetto Porcellum, è incredibile che la maggioranza parlamentare che ha scritto la legge elettorale, quando poi subito dopo è andata a votare, ha perso le elezioni. Questo non so se è una nemesi storica o un contrappasso, oppure la difficoltà di riuscire a valutare a tavolino quale sia veramente poi l'orientamento del corpo elettorale e quindi riuscire poi a interpretarlo in un modello di legge elettorale. Ma questo forse è un tema da lasciare al dibattito. Grazie Alfonso. Grazie. No, volevo entrare in un aspetto che il professore non ha toccato, relativamente, sapere se era possibile la sua opinione, relativamente alla questione preferenze o non preferenze. Anch'io concordo che gli italiani nel 91 hanno dato un'indicazione abbastanza chiara e ritengo che le preferenze non siano, in un paese come il nostro soprattutto, una strada che può garantire effettivamente un'individuazione di una classe dirigente adeguata. Però mi chiedo, ecco, su questo
conoscere l'opinione del professore, quello che potrebbe essere la regolamentazione per legge invece di primarie per la selezione, insomma, no? Ecco, è un percorso legittimo, è un percorso utile, anche non obbligatorio eventualmente. Certamente per l'esperienza che personalmente ho fatto in questi anni, le primarie sono un momento di grande partecipazione, di grande entusiasmo, però effettivamente il rischio che se non c'è una regolamentazione, una trasparenza anche nella gestione di questa fase, in alcuni casi diventi uno strumento un po' opaco, a mio avviso c'è. Io vivo, a parte qui a Roma, insegno a Roma, ma da tanti anni vivo in Toscana. La Toscana è la regione che per prima ha passato una legge per fare in modo che fosse possibile a livello di elezioni regionali poter fare le primarie. Adesso la stanno cambiando, c'è una riforma, perché non ha dato risultati soddisfacenti, perché in realtà il sistema delle primarie è un'ottima idea, però mi dicono, primo, i miei amici giuristi, che non può essere imposto, quindi non si può imporre ai partiti di fare le primarie. Allora cosa... giusto. E quindi cosa succede? Succede, per se ne è discusso anche durante, tra Renzi e Berlusconi si è discusso a un certo punto anche di questo, perché a un certo punto è emersa la possibilità di fare in modo, come in Toscana, che lo Stato fornisse la sua organizzazione, quindi primarie pubbliche, lo Stato fornisse la sua organizzazione a quei partiti che erano disponibili a fare le primarie. Esattamente il modello toscano. Però anche questo pone problemi, perché per esempio in Toscana pochi partiti si sono avvalsi di questa facoltà. E quindi tu metti in piedi un meccanismo complesso e costoso, già in una regione, figuriamoci a livello nazionale. E poi magari le primarie le fa soltanto SEL. E tu hai messo in piedi, insomma... Quindi ci sono delle controindicazioni, mentre diciamo sul piano sostanziale, tra parentesi, con l'Italico, visto che sono collegi piccoli, si fanno anche abbastanza bene, anche se le primarie vanno molto bene quando tu devi scegliere una carica monocratica, o hai un collegio nominale, un presidente di provincia, un presidente di regione, ma anche su liste piccole si possono fare. Quindi io sono favorevole a questa idea. Ma che siano organizzate pubblicamente con i denari dei contribuenti senza poterle imporre a tutti i partiti, ci vedo un problema. Almeno in Toscana è stato così. Come sai, io sono un matematico, quindi sono un profano in questioni politiche. Ho visto che si critica dell'Italicum la questione del fatto che una coalizione possa avere una miriade di piccoli partiti che arrivano a 0,1, 0,2, 1, 1,5%, che fanno la somma della coalizione, ma che poi non avranno nessuna voce in Parlamento in quanto non raggiungono quel 4,5-5%. Ecco, volevo capire se questo, dal punto di vista tecnico, è un difetto vero e se c'è un meccanismo per poterlo eliminare. È un difetto vero ed è anche una battaglia persa, perché questa era una delle cose su cui ho più insistito, e cioè l'introduzione, per spiegare poi, l'introduzione di una soglia, io pensavo al 2, ma mi sarei accontentato dell'1, per impedire la formazione di liste come No Equitalia, oppure No Euro, oppure Forza Roma. Liste Forza Roma, cioè liste create al solo scopo di raccattare qualche migliaio di voti, liste che non possono superare la soglia di sbarramento e quindi non ottengono seggi, ma quelle poche migliaia di voti vengono poi sommate ai voti delle liste più grandi
per concorrere alla gara di assegnazione del premio di maggioranza. Questo è un mio vecchissimo pallino. Quando ho avuto la possibilità, ho cercato, in questa fase in cui ho partecipato, di fare in modo che questa soglia di esclusione fosse accettata, io non ci sono riuscito. Poi ho chiesto manforte ai politici, in una fase successiva della trattativa, neanche i politici sono riusciti, cioè per dire i nomi, la Boschi per esempio, perché Verdini ci ha detto, papale papale, noi abbiamo bisogno dell'1% di Storace, del 2% di Fratelli d'Italia. Questo è uno dei motivi per cui vi ho detto Verdini è riuscito a strappare un sistema elettorale che è ritagliato in gran parte su misura sulle esigenze elettorali. Allora, il discorso, io a un certo punto della trattativa tu devi decidere se rompere o accettare dei compromessi. Questo è il punto. In questo caso è stato accettato un compromesso, cioè di non inserire questa soglia, che secondo me era sacrosanta, perché noi vedremo liste come No Equitalia. E quando siamo in una situazione così competitiva, per cui nel 2006 Prodi ha vinto per 24.000 voti e nel 2013 Bersani ha vinto per poco più di 100.000 voti, sarebbe bastato che Berlusconi avesse scogitato una lista in più, magari Forza Milan, e avrebbe conquistato il premio di maggioranza alla Camera. E quindi, però, queste sono quelle battaglie che puoi vincere o puoi perdere, in questo caso non è stata vinta. Poi ci sono altre questioni che un matematico troverebbe divertentissime, che adesso sono apparse anche sui giornali, i famosi algoritmi con cui... No, non tanto il don, il problema grosso, ecco per esempio come si fanno le leggi elettorali. Se io avessi potuto fare una legge elettorale, perché vedete uno dei problemi, allora ci sono sistemi elettorali che funzionano in basso e sistemi elettorali che funzionano in alto. Sistemi elettorali che funzionano in basso sono quelli in cui i seggi vengono assegnati in basso, cioè dove votano gli elettori. Modello spagnolo, perché vengono assegnati lì nelle piccole circoscrizioni, collegi nominali. Poi ci sono sistemi elettorali come l'italico, ma anche quello della Prima Repubblica o quello tedesco, per 50%, che funziona in alto, cioè tu assegni i seggi a livello nazionale. Poi però c'è il problema che questi seggi li devi trasferire prima alle regioni e poi dentro le regioni ai collegi plurinominali. E lo devi fare rispettando dei criteri di proporzionalità. Infatti i matematici la chiamano problema, che è la quadratura del cerchio, è un problema di allocazione biproporzionale, io adesso parlo matematico. Per risolvere questo problema, se io avessi potuto, avrei detto facciamo una commissione, perché non può essere il servizio studi della Camera che risolve questo problema matematico. Ci vuole la commissione con dei matematici, con degli studiosi di sistemi elettorali, con funzionari della Camera e anche con qualche politico. Ma le riforme non si fanno in questo modo. Per cui la formula escogitata dal Servizio Studi della Camera, con pressioni da tutte le parti, perché, questo aggiungo un altro particolare divertente, perché questo problema, che è la quadratura del cerchio, porta con sé un problema politico, che è quello delle candidature plurime. Perché a seconda della formula che viene scelta per restituire i seggi da livello nazionale a livello locale, succede che i piccoli partiti, medi e piccoli, non ve lo posso dimostrare perché altrimenti li dovete tenere qui con un foglio Excel, per i piccoli partiti l'elezione diventa una roulette. Perché Alfano, così come la formula attualmente, per questo la polemica che è uscita sui giornali, solo pochi possono capire cosa c'è dietro, con la formula attuale Alfano non ha nessuna certezza di essere eletto, indipendentemente dai voti che prende. Cioè, così Mauro, a proposito di stato Mauro, perché per i piccoli partiti i seggi scattano in maniera casuale.
sulla base della formula scelta. Si poteva scegliere un'altra formula per cui i seggi e i piccoli partiti non scattavano in maniera casuale, però cosa succedeva? Succedeva che potevano slittare fra le regioni, perché il problema dell'allocazione biproporzionale è che tu non riesci a ottenere, adesso lo dico in termini che il mio amico, il mio collega matematico mi sgriderà, non riesci a combinare due proporzionalità e soprattutto non riesci a farlo in maniera da poter inserire una procedura in un testo legislativo. Vabbè, adesso però io qui sto partendo per la tangente, scusatemi, ma per dire come le riforme sono cose, torniamo al 2%, sono cose che un professore universitario non fanno bene, capite? Sono esperienze che non fanno bene, questo vi posso dire, ecco. Punto. Sono processi complicati, opachi. Mi sembra che poter interpretare, il professore ci ha parlato come esperto e come cittadino, nel senso che come esperto ci ha rappresentato la predisposizione di tre testi, guardando anche l'esperienza comparata, lo spagnolo e gli altri due che erano più esperienze italiane. E come cittadino invece ci ha parlato del suo disproporzionalismo, cioè dato un giudizio di valore su questa fase storica che richiede una capacità di esprimere il governo all'indomani del voto, mi pare capire. Però il dottor Formigli ha richiamato un problema che pure mi pare sia sentito dagli italiani, dai cittadini, cioè una maggiore rappresentatività, una maggiore correlazione tra elettori ed eletti. E allora il sistema proporzionale non si può fare perché c'era solo la Grecia e il voto di preferenza, c'era solo la Grecia, anche se poi vi ricordo reminiscenze di studio, c'era anche il Panachage nel Nord Europa, Centro Europa, che insomma è abbastanza sofisticato. I collegi uninominali non si possono fare perché non li vuole Berlusconi, ma almeno questi collegi alla spagnola, così, che poi sarebbe una ex spagnola perché è stato modificato strada facendo, per deformazione professionale sono andato a vedere le tabelle che sono uscite fuori e si vanno a fare delle specie di OGM in giro per l'Italia, cioè queste povere province vengono smembrate, quindi guarda dal Lazio, ma nel resto d'Italia succede la stessa cosa, quindi insomma Frosinone accorpata con Tivoli, Latina con Aprilia, si crea una specie di Lazio del Sud che va da Formia fino a Cassino, nord del Lazio si uniscono Rieti e Viterbo. Ecco, se andiamo a fare questo per tutta Italia, non c'è il rischio di allontanare ulteriormente e favorire il fenomeno dei cosiddetti paracadutisti o paracadutati, cioè dei collegi assolutamente slegati da quella che è la coinè, perché il rappresentante eletto, se deve in qualche modo rappresentare un territorio, deve essere agganciato al territorio. Allora, collegio o provinciale o infraprovinciale ha una sua logica. Questi collegi, diciamo, come dire, un po' fantascientifici, non rischiano di allontanare ulteriormente l'elettore dall'eletto cittadino, perché se il rappresentante eletto deve rappresentare un territorio, mettendo insieme, come dire, pere e mele, si rischia di fare un patatrac. Noi abbiamo fatto, l'ho detto prima, questi collegi plurinominali, ne abbiamo fatti qui alla LUISP, col nostro centro studi. Il criterio che noi, il punto di partenza è stato, sono stati i collegi della Mattarella. Perché poi il problema, ai tempi della Mattarella si è posto lo stesso problema. C'è poco da fare. Se noi vogliamo che ci sia un rapporto tra eletti e elettori, abbiamo collegi piccoli, che sia uninominali o plurinominali, in qualche modo vanno ritagliati. E quando li ritagli, non puoi tenere presente soltanto al criterio, come dire, storico o socio-economico, devi tenere conto anche di un criterio demografico. Quindi sono tanti criteri di cui devi tener conto quando vai a ritagliare questi collegi. Noi, fra l'altro, proprio per evitare come dire, arbitrarietà, siamo partiti dai collegi della Mattarella per fare i collegi dell'Italicum. Quindi abbiamo preso i collegi della Mattarella, che erano 475 alla Camera, e li abbiamo accorpati, cercando di fare in modo di avere collegi tra i tre, come vi dicevo, i sei candidati, senza tener conto appunto di altri criteri. Ora, questo per noi è stato tra l'altro cosa già complicata così. Adesso vediamo cosa succederà, perché non è stato ancora deciso se il Parlamento
deciderà sulla delega al governo per la definizione dei collegi. Non credo ci sarà una delega alla LUIS, non lo credo proprio, però al governo sì. Dopodiché vedremo cosa farà il governo, se farà una commissione tecnico-politica, perché è vero, il problema esiste, ma non ha una soluzione ideale. Volevo tornare, perché devi tener conto di troppi criteri, volevo tornare perché non ho chiuso il discorso su Alfano e le candidature. Perché quindi le candidature plurime con la faccenda degli algoritmi di queste procedure? Perché se l'attribuzione di seggi ai piccoli partiti è casuale, così come lo è attualmente con la formula adottata, se tu ti puoi presentare solo in un collegio è come avere un solo chip da giocare alla roulette. Per poter avere più chance di vincere il seggio devi avere più chip, cioè candidarti in più collegi. Ecco la vera ragione delle candidature plurime. Professore, lei ci ha detto che questa proposta di legge ha due padri, e io aggiungerei anche che c'è un padrino, perché anche Francesco Paolo Sisto, il presidente della Commissione Affari Costituzionali, fa una rivendicazione di paternità. Poi ha due zii, però non ha nessuna madre. Allora io mi chiedo se è per questo che la questione appunto delle quote rosa, di una rappresentanza di genere garantita nella legge elettorale, mi sembra che anche nella discussione di oggi non sia venuta fuori. E mi chiedo anche se quindi, oltre a essere una beffa alla genetica, sia anche una beffa alla Costituzione, e questo chiedo poi al professor Celotto, se le donne, come viene garantita la presenza delle donne in Parlamento, quando lei stesso, professore, ci ha detto che di ogni lista bloccata probabilmente solo il capolista entra in Parlamento, quindi se mettiamo le donne al terzo o quarto posto, perché mi sembra che la possibilità sia di una donna ogni due uomini, praticamente le donne non entrano. Rispondo brevemente dal punto di vista costituzionale, ma la risposta è un po' come quella delle crisi di governo, cioè c'è un distacco fra la Costituzione formale e la Costituzione vivente, cioè nel testo della Costituzione non c'è nessuna garanzia della rappresentanza di genere, e infatti le prime leggi che imponevano una rappresentanza del genere, parlo anni 90, Valle d'Aosta, sono state dichiarate incostituzionali, perché creavano ovviamente, usiamo proprio queste parole bruttissime, come la riserva di caccia dei panda, no? E quindi garantivano un'iperrappresentatività, che questo viola anche l'articolo 3 e tutte le forme di eguaglianza anche sostanziale. Poi invece la Corte Costituzionale si è adeguata all'idea che ci debba essere una rappresentanza di genere temperata, cioè per esempio la legge della Campania, dove ci sono due preferenze, una deve essere all'altro genere. Ma sicuramente è un tema, diciamo, di maggior considerazione sociale e sociologica che non costituzionale direttamente. Dunque, devo correggere il tiro, perché in realtà c'è una madre, questa legge si chiama Maria Elena Boschi, se vuoi parlare, vogliamo parlare di madre. Maria Elena Boschi si è battuta, e io sono testimone di questo, molto, per ottenere una norma che salvaguardasse la rappresentanza di genere. E non c'è riuscita, non c'è riuscita lei, non c'è riuscito io, poi lei è la politica, io il tecnico. E anche qui, perché il centrodestra su questo non ci ha sentito poco, quindi è venuta fuori questa mediazione. D'altra parte, devo dire che così come funzioneranno questi collegi, in realtà la speranza, l'obiettivo di avere più donne in Parlamento si può realizzare solo se i partiti candideranno le donne al primo posto, primo, massimo secondo per i grandi partiti, perché sono rarissimi i casi in cui usciranno tre eletti di uno stesso partito in uno di questi collegi piccoli. Quindi veramente è nelle mani dei partiti più che nelle mani delle norme, se questo sarà il sistema elettorale. Professore, buonasera. Una domanda per lei. Questa legge elettorale dà abbastanza per scontato che ci sia poi una riforma del Senato, o comunque una riforma costituzionale, perché senza la riforma del Senato la legge elettorale non ha senso. Non è un controsenso votare prima la legge elettorale senza aver fatto la riforma costituzionale? Oppure c'è già un accordo che prevede appunto una riforma del Senato con dei punti precisi? Perché si è sentito parlare di tante possibilità per il Senato, però di una precisa ancora no. So che almeno fino a oggi c'erano delle trattative in corso
per definire la riforma del Senato. I paletti sono stati già definiti. Senato non elettivo, e su questo Renzi e Berlusconi sono d'accordo. In realtà quello che ha detto Renzi recentemente sulla composizione del Senato non è frutto dell'accordo, e anzi so per certo che il centrodestra non è convinto di quel tipo di composizione che ha parlato Renzi. Però in realtà, certo, hai ragione, forse sarebbe stato meglio partire, però innanzitutto adesso siamo di nuovo in una fase di cambiamento, perché in realtà, tornando a una cosa che ha detto Formigli, in realtà Renzi potrebbe usare proprio questo argomento che hai usato tu per dire: fermiamoci un attimo, adesso che sono io Presidente del Consiglio, che posso controllare meglio l'agenda, fermiamo un attimo i lavori sulla legge elettorale e lavoriamo sulle riforme costituzionali, e poi, per accontentare te, torniamo sulla legge elettorale. Tutto questo io non lo so, però lo vedremo nei prossimi giorni. Sì. Oh, questo lo trovo difficile, ma ce lo vedremo poi. Professore, io... E voglio sapere qualcosa sulle preferenze in Sicilia. Esatto, infatti, sapevo che... Perfetto. Intanto, sulle preferenze, noi avevamo fatto un discorso allora, le ricordo che però il Movimento 5 Stelle ha preso il 18%, anche se li ha presi tutti senza preferenze, però evidentemente c'è anche una parte di voto libero in Sicilia. 18% in Sicilia? Il 18%, no, è stato preso dal Movimento 5 Stelle e non sono state assegnate preferenze. Quindi vuol dire che quel 99%, quell'80% di preferenze non è tutto voto di scambio. E forse quelle preferenze servono anche a liberarci da quel sistema, soprattutto in Sicilia. Preferenze. Non sono favorevole alle preferenze. Però sostengo i collegi uninominali. Forse, non credo, e non vorrei, glielo ho anche scritto, non vorrei che ci siamo un po' messi a servire forse troppo Berlusconi, sapendo perché i collegi uninominali non vanno bene a lui. Ma se realmente all'Italia possono far bene perché avvicinano il candidato, anche perché sulle liste plurinominali ancora non sono ben stati definiti i collegi, e sappiamo che seppur sono di 5-6 non sono cortissime, ma possono diventare anche molto, ma molto lunghe. Indi per cui credo che forse il collegio uninominale poteva essere il giusto sistema elettorale, non perché facesse piacere a Berlusconi piuttosto che Alfano e così via, ma perché era giusto per l'Italia. Quindi un sistema a maggior ragione che porta il nome Italicum forse doveva basarsi sul sistema dell'Italia. Quindi forse l'Italia è il vizio di giacobiniana memoria, potremmo dire, no, nell'interesse generale non sono concepiti gli stakeholders del sistema. Ora, gli stakeholders sono anche quei piccoli partitini che hanno il 2%, il 3%, il 4%. Obbligare a coalizzarsi e quindi impiantare un sistema che va verso quello bipolare forse non è controproducente per la nostra realtà. Quindi magari, che ne so, mettere 4% e 4% per tutte le due coalizioni per non spezzettare l'arco costituzionale, però garantire anche le responsabilità dei piccoli partitini. E ancora, forse la sto facendo troppo lunga, fra il primo... Un pochino, poco. Fra il primo e il secondo turno, un eventuale apparentamento gioverebbe oppure potrebbe creare fastidio, anche per responsabilizzare e creare una maggioranza e giustificare anche che il premio di maggioranza, che seppur è un po' diminuito, resta sempre un premio di maggioranza corposo, ecco. Sull'apparentamento io sono contrario, anche se si potrebbe discutere vantaggi e svantaggi, però non mi pare il caso di farlo, però sono contrario perché si apre, soprattutto con la cultura politica nel nostro paese, si aprirebbe una fase di, per usare un brutto termine, ma insomma che dà l'idea di mercato delle vacche, per cui non, io preferisco che siano gli elettori a decidere per chi votare e non i partiti, perché questa è la differenza. Tu elettore, no, di un partito che non va al secondo turno, decidi quale dei due partiti che sono andati al secondo turno voti. Mentre nel caso dell'apparentamento è il partito che decide e si porta dietro i suoi elettori. Io preferirei, però non mi scandalizzerei, non è questo il punto. No, trovo invece una piccola contraddizione in quello che tu hai detto, perché da una parte tu hai fatto un discorso, lui ha fatto il mio corso, era anche un bravo studente. Ma l'ha fatto già l'esame? Ha fatto l'esame, è andato anche molto bene. Però, dunque, ti voglio dire,
perché da una parte tu fai una difesa dei piccoli partiti, no, della rappresentanza e pluralismo, poi dall'altra parte parli di collegi uninominali. Tu sai che il collegio uninominale è deleterio per i piccoli partiti, a meno che i piccoli partiti non fanno quegli accordi di cui abbiamo parlato tante volte, no? Di spartizione. E quindi, insomma, sai, non è la coperta da tirare da una parte e da tirare dall'altra. I collegi, ho già detto che i collegi uninominali sono, io a doppio turno, la domanda che bisogna farsi è con chi le fai le riforme? Cioè, il collegio con chi lo fai? Non c'è una maggioranza in Parlamento per introdurre i collegi uninominali, né un turno né a due turni. Con chi li fai? Allora, se tu vuoi fare un discorso alla Sartori, cito perché ho toccato di distinguere il mio realismo dall'irrealismo sartoriano, o fai un discorso puramente accademico e teorico, perché dici il mio sistema ideale è collegio uninominale, modello francese o quello che è, e ti fermi lì, no, ed è un discorso che puoi fare. Ma se vuoi incidere sulla realtà, la prima domanda da farti è: qual è il sistema elettorale che nella realtà data, date le condizioni politico-parlamentari, è approvabile? Il collegio uninominale, ti dico con certezza, che non era approvabile. Perché non c'è una maggioranza, non lo vuole Alfano, non lo vuole Grillo, non lo vuole Berlusconi, con chi lo fai? Se lo dovessimo fare io e te lo faremmo subito, capisci? Allora, io con un applauso unico ringrazierei tutti quanti.